caos Libia. L'accordo per cessare il fuoco non c'è e continuano le esercitazioni a rivelarlo, e la stessa ONU per i rifugiati regge solo il nome riguardo l'accordo di pace e di tregua in Libia, raggiunto a metà gennaio nel corso della conferenza di Berlino. L'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati, UNC, ha deciso di sospendere i lavori nel centro per migranti di Tripoli. Inviato ONU Ghassan Salamé denuncia le continue violazioni degli impegni assunti a Berlino. La denuncia è arrivata dall'inviato speciale dell'ONU in Libia, Ghassan Salamé, che in videoconferenza al Consiglio di Sicurezza ONU ha elencato le continue violazioni degli impegni assunti dal generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, e dal presidente Fayez al-Sarraj. Come riferito dagli uomini di al-Sarraj, un drone delle milizie di Haftar è stato abbattuto a sud di Tripoli. Spunta, intanto, la proposta dell'Algeria per accogliere, come riferito dal Comitato dell'Unione Africana, TUA. Una tregua fragile, il conflitto potrebbe coinvolgere l'intera regione, è una situazione critica, una tregua fragile. In fin dei conti dovevano aspettarcelo, dato che i segnali arrivati dal consenso sul cessate il fuoco nella capitale tedesca non erano stati dei migliori. A rendere ancora più labile la tregua vi è il semplice fatto che il capo del governo di accordo nazionale di Tripoli, Fayez al-Sarraj, e il generale Khalifa Haftar non si erano nemmeno incontrati. Per non parlare poi delle oltre 110 violazioni della tregua ufficialmente registrate dall'UNSMIL, la missione dell'ONU. Caos Libia. Le conseguenze economiche, il caos e la mancanza di una tregua stanno cagionando ripercussioni economiche non indifferenti sul paese, che vanta una situazione davvero critica. Si stima una perdita pari a 562 milioni di dollari per il BL.